avrebbe compiuto 53 anni e ancora oggi noi non vogliamo spegnere quei riflettori. No, infatti questa è una delle due volte l'anno, il 14 gennaio e il 22 giugno, che organizzo questa convenzione sottile, che non è soltanto un modo per ricordare Emanuela, ma è decidere per tenere alta l'attenzione, perché se svanisce il ricordo, svanisce anche la possibilità di arrivare alla verità. E questa è una cosa che io non posso accettare, perché non accetto un'ingiustizia, nonostante siano passati 37 anni, non cambia mai l'intensità di un'ingiustizia, che sia un giorno 37 anni come per Emanuela. Noi ricordiamo che Emanuele scomparsa nel giugno dell'83, tante cose sono successe, tante cose si sono dette. Il dolore resta sempre lo stesso, le risposte, le domande sono sempre le stesse. Sì, perché non c'è mai una risposta. Lui da 37 anni, oltre a chiedere la collaborazione di chi dovrebbe sentirsi in dovere di aiutarci, che sia lo Stato Vaticano, perché Emanuela è una cittadina marinara tuttora, è iscritta alla Carta Vaticana come persona vivente, perché noi non abbiamo fatto mai la dichiarazione di morte presunta. E quindi dispiace che non ci sia stata mai questa collaborazione. Diciamo, l'indagine in questo momento, anche grazie all'avvocato che mi sostiene, ce ne facciamo da soli. Abbiamo ultimamente contatti tutti i giorni con persone e alla verità ci dobbiamo arrivare. Io devo arrivare alla verità. E pericolo che questo E noi sì. ti saremo accanto, Pietro, come ci siamo sempre stati, ci proviamo nel nostro piccolo a lasciare quei riflettori accesi. Grazie.